Due interpellanze regionali che non hanno avuto risposta, ne parliamo con la parlamentare dei 5 Stelle proprio perché di questo argomento si è occupata direttamente una consigliera dei 5 Stelle che ha fatto una lunghissima fila al pronto soccorso di Chieti. Permane la lunghezza infinita delle file per avere accesso alle cure del pronto soccorso. Assolutamente sì, questo è un problema emergenziale, il pronto soccorso di Chieti ma anche il pronto soccorso di altre situazioni in tutto Abruzzo risulta praticamente un tappo, e questo anche perché c'è una malgestione di quella che è l'organizzazione del personale e di quelle che sono le responsabilità del direttore generale Shell, il quale non ci dà indicazioni, non ci dà risposte, parla di carenza di personale, ma quando si metterà le mani nell'organizzazione del personale? Perché se da una parte abbiamo, penso anche ai soggetti più fragili, che sono costretti ad aspettare 10 ore in coda per ricevere un pronto soccorso, dall'altra parte è vero anche che i medici sono costretti a degli orari improponibili, così come tutto il personale sanitario, e a fronte di questo problema non è possibile che già siamo a distanza di anni e non sia stato trovato un rimedio. Questo ci preoccupa, ma a questo punto abbiamo bisogno che la Regione intervenga sul campo. Io credo che le nostre iniziative in Regione continueranno a insistere, e non solo su Chieti ma anche, ecco, su tutte le altre situazioni e le altre realtà abruzzesi.